Io sono Linda Chiarotti e insieme alla mia amica Manuela tutti gli anni facciamo all'interno della festa delle borgate facciamo sempre anche i giochi per i bambini. Tutti gli anni, un anno abbiamo fatto i Flintstones, gli altri anni abbiamo fatto ambientato il bosco e quest'anno abbiamo deciso di farlo in un prato all'aperto e di fare tutti i giochi di una volta. Faremo la corsa nei sacchi, faremo il gioco della piastrella, una piccola corsa campestre perché all'interno ci sia un pochettino d'agonismo fra i bambini. Poi dopo faremo mosca cieca, gioca bandiera e poi come vedete abbiamo allestito dei balloni con Peppa Bicco, i pirati, abbiamo fatto un enorme bruco, tutto per il divertimento dei bambini e per la festa delle borgate di Ospitale. Più a destra! Vai! Vai! Siamo all'atteggia dei Merli, io sono Michela, io sono Enrica. Io sono Marina. Allora abbiamo ribollita, dolci di ogni tipo, polenta e frigioni e pasta e fagioli. Giù nella via c'è le case chiare, giù nella via c'è le case chiare e c'è una ricciolina che mi piace. Se suo padre me la volesse dare, scarpe e piadelle le vorrei comprare. Con la cordellina, sareste voi contento rinciolina. Il commento è sicuramente positivo, una manifestazione riuscitissima quest'anno, non so a che edizione siamo arrivati, è la sesta edizione, quindi una manifestazione che ha preso piede sempre di più, soprattutto in questi ultimi anni, ci ha aiutato sicuramente il bel tempo, oggi è una giornata straordinaria. Voglio ringraziare l'organizzazione di questo magnifico evento, è unico ritengo in Italia per come si struttura e si svolge, ha richiamato tantissima gente oggi in una borgata, in tutte le borgate di attorno a Ospitale, quindi una frazione del comune di Fanano, grazie agli organizzatori veramente che ci hanno dato l'anima per la perfetta riuscita di questa bellissima manifestazione. Grazie.